Perché noi abbiamo un mondo che combatte, che fa guerre per il petrolio, per l'energia, eccetera, e abbiamo in realtà tutte le tecnologie che ci servirebbero per avere energia gratis, quasi gratis, in maniera illimitata. Noi abbiamo la fortuna di essere qui su questo pianeta in un momento nel quale sta iniziando una rivoluzione delle ecotecnologie che nei prossimi anni cambierà completamente il sistema, così come ha cambiato il sistema di vita la rivoluzione dei computer oppure dei cellulari. Ma io credo che oggi noi abbiamo tutte le tecnologie che ci servono per produrre energia in grande quantità senza inquinare e soprattutto tagliando i costi dell'energia di un'enorme percentuale. Noi stiamo iniziando una grande rivoluzione delle ecotecnologie, questa situazione della crisi italiana, dietro anche il fatto che i privati e lo Stato italiano sprecano una quantità di denaro mostruoso, si parla di 40 miliardi di euro, ma se noi aggiungiamo a questo dato le potenzialità di sviluppo, per cui di giro d'affari, della rivoluzione delle ecotecnologie, arriviamo a una cifra che non sono in grado di quantificare, ma è decisamente maggiore di varie volte di quello che oggi si spreca. Noi parliamo di crisi economica in una situazione in cui stiamo buttando dalla finestra denaro e opportunità. Non ha senso, è giunto il momento di cambiare. La cosa grandiosa di questa rivoluzione ecologica è che noi riusciremo a farla soltanto se metteremo in discussione il nostro modello di vita, il nostro senso della vita, i nostri obiettivi. Che cazzo volete fare della vostra vita? Io credo che questa società potrebbe risvegliarsi veramente se ci fosse un senso della vita. Se la gente avesse capito il mio obiettivo, qual è, non mi interessa qual è, ma l'importante è che tu ce l'abbia. L'Italia negli ultimi 5 anni ha fatto un salto epocale di quantità di pannelli fotovoltaici, di pannelli per l'acqua calda, di tantissime tecnologie che sono state adottate. Si è visto che stanno dando risultati ottimi e le persone iniziano a capire che questa è l'unica via da percorrere per uscire dalla crisi. E sicuramente le Marche sono, da una parte, una delle regioni nelle quali ho più lavorato io, sia come attore, sia con progetti ecologici e sociali. Ad esempio a Monsano, vicino a Jesi, abbiamo creato una cooperativa che poi ha fatto un gruppo d'acquisto nella città, ha organizzato tutta una serie di eventi culturali e di esperienze di efficienza energetica. Siete una grande regione, complimenti.